discorso che è un po' fatto da spettro in tutta questa conversazione, cioè il discorso sul potere. Ovvero un potere che, abbiamo capito, è soggetta, di cui però siamo parte anche attiva. La domanda però che vorrei porre è: che cos'è questo potere? Cioè, quando parliamo di potere, io adesso provo a fare un po' il vecchio materialista in questo senso, visto che si sta parlando, tra l'altro, di corpo, corporeità, appunto, riportarlo un po' all'ambito materiale, quindi un materialismo non fisicalista, necessariamente, non biologizzante e basta. Idea engelsiana, anche no, per cui sostanzialmente poi a essere a fondamento di tutto sono anche non l'economia di per sé, per quanto magari nel sistema capitalista e post-capitalista come ipercapitalista in questo senso possa essere il modo dominante. Però sostanzialmente l'idea che a fondo ci sia la creazione delle condizioni materiali di esistenza. E quindi anche un potere che, secondo me, se inteso in modo troppo vago, vagheggiato, come questo fantasma che non si capisce che cos'è, una cosa che schiaccia, una cosa che aliena, deumanizza in modo così astratto, secondo me finisce col diventare dogmatica questa cosa. Si è parlato di riscoperta di una coscienza umana. E se si parlasse di una riscoperta di una coscienza di classe? Eccoci. Una coscienza di classe, intendendola anche una coscienza di post-classe, se vogliamo, contando chiaramente che i rapporti materiali sono cambiati, quindi non si parla più di quella struttura verticale, ma bisogna tornare a fotografare in un certo senso l'esistente. E quindi anche le strategie possono essere strategie collettive e non soltanto etiche sulla base individuale, ma sulla base politica. E in questo senso quindi anche utilizzare le tecnologie, utilizzare gli strumenti che si hanno, contando che io non credo che ci sia una regressione basta. Sicuramente c'è un mutamento, c'è stata una grande trasformazione, ma siamo anche in un periodo in cui c'è anche la possibilità di pensare a un'emancipazione da determinati vincoli che portavano anche a strutture di potere, a strutture di sfruttamento. E quindi se il discorso del potere, se il discorso dell'assoggettamento astratto venisse ricondotto anche al fatto che quando usiamo i social, abbiamo detto, quando usiamo Instagram, non stiamo soltanto deumanizzandoci, diventando immagini in modo così astratto, ma stiamo obiettivamente anche producendo valore. Quindi andare a vedere come si è strutturata questa cosa e riportare un po' sulla base materiale anche il discorso del potere, che quindi possa forse anche dare uno strumento, appunto, per essere un po' ottimisti e per prospettare le uscite. Allora, non vedo granché, fondamentalmente. Perché? Perché è legato al discorso della corporeità. Le altre due coordinate, quelle dello spazio-tempo, sono coordinate che entrano dentro questo gioco. E quindi, tu dicevi, concretamente, quale possibilità, come guardo la corporeità, cosa può un corpo, diceva Spinoza. Sono molto risicate le possibilità, le potenzialità di un corpo di giorno. Non vedo tantissime prospettive. Vedo degli accenni, cioè si formano delle forme di rifiuto nei paesi nord europei, sono tantissimi ragazzi che gettano via il cellulare. Cioè non hanno più la modalità, hanno proprio il rifiuto. E riprendono quello che è la nostra forma di relazione prima, quindi non utilizzano proprio il cellulare. Poi invece sono forme che invece io reputo più concrete, quelle che non guardano. Ivan Illich diceva ci sono due forme, due modalità, dimensioni etiche. C'è quella del produrre, quello della poiesis, che punta alla fabbricazione di cose e guarda sempre alla creazione di prodotti, ma prodotti possono essere materiali e immateriali. Se no, un'altra forma, quella conviviale, infatti siamo qua apposta, che è quella della vita attiva, che crea relazioni e stimola azioni virtuose. Qual è l'azione virtuosa oggi? Io non lo so, però è bene che, dico, le generazioni più giovani, per quello che vedo io, si attivino e si diano strumenti per pensare dimensioni diverse da quello che la deriva, appunto, che dicevo, verso il non corpo, lo spazio e il tempo. Ma è molto difficile questa cosa qua. Se il loro luogo di frequentazione, ad esempio parlando dello spazio, è il non luogo, quello che in modo geniale ha coniato il termine Marco Geno, e quindi sono luoghi per cui, io dico, la metropoli è sempre più disseminata, se non colonizzata, di questi non luoghi. Se il non luogo stesso, per come è strutturato e concepito, impedisce di dar luogo, appunto, a una storicità, a relazioni stabili e ad una identità, e quindi di creare pensiero collettivo, oppure l'altra dimensione è quella del tempo, è quello del tempo dell'accelerazione della società sempre più accelerata, per cui
io riduco sempre di più la distanza spazio-tempo e vivo una temporalità che sicuramente è despazializzata, perché è il momento di là. Ma è anche detemporalizzata questa spazialità, nel senso che non c'è un tempo che ci permette una riflessione, ma non potendo dilatare all'infinito le 24 ore, la riempiamo sempre di più. Cioè queste due coordinate così utilizzate, così vissute dalle nuove generazioni, non permettono il passaggio che dici tu, quello della riflessione e della creazione concreta di contropotere, non lo so come chiamarlo, nuove forme di esistenza. Però non lo so. Però anche in Ogé, comunque nell'ultimo Ogé, un po' così dai non luoghi, appunto, cioè, si nota come in realtà poi a livello comunitario, a livello collettivo, anche in non luoghi, anche i centri commerciali, queste cose qua, possono ridiventare semiluoghi, comunque forme ibride di significazione, di aggregazione. Che... c'è un tentativo, è vero, ci sono ragazzi, ormai molto lavoro che si fa di antropologia, cioè mica che l'antropologa si è occupata di questo, cioè di studiare queste nuove forme di aggregazione, e quindi se vogliamo di resistenza, di all'interno di quello che dici tu del centro commerciale. Sì, è vero, sono timide forme, però... non è che abbiamo dato sviluppo a chissà quale altre forme di... anzi, quello che vedo io è che vengono poi progressivamente reinglobate all'interno di... cioè il luogo di incontro, di socializzazione è il luogo di mercificazione, è vero. Io poi cerco di dar luogo a forme di nuovo associazionismo, di rileggere e rivivere lo spazio del luogo in modo diverso. No? Lo sporco, se vogliamo, lo umanizzo, vero. Ma non è che abbiano portato a chissà che cosa, perché poi progressivamente sono stati gli accenni, ma poi sono rientrate. Perché? Perché poi c'è il potere vero e proprio, quindi quello dell'espulsione. Io vedo l'università, adesso non so da te, ci sono i vigilantes, ad esempio, sono luoghi sempre più pattugliati da telecamere, da figure, da corpi. Ho letto quasi un po' operaista in questo senso, cioè di uno sviluppo tecnologico che il cui fine principale è proprio quello del... disciplinamento, ridisciplinamento della resistenza. Quindi in realtà una classe lavoratrice, in questo senso, usciamo un po' da questo termine operaio magari, ci perché sarà. Comunque voglio dire arbaita, non voglio neanche dire questo, però la classe creatrice di valore che resiste all'estrazione e conseguentemente vengono creati dispositivi in questo senso, quindi anche i vigilantes, anche queste cose qua. Però appunto mi viene a pensare che forse siamo forse ancora un po' agli albori di questa cosa. Forse mi viene in mente una riflessione che in realtà volevo porti anche come una pseudo domanda. Cioè il fatto di parlare di questa sorta di potere come un qualcosa di fin troppo astratto. Come se ci fosse una sorta di super intelligenza artificiale che controlla le cose. Forse questa è anche la cosa, è proprio chiederci, non so come... adesso poi l'alcol mi porta a non esprimere un nome, lo ammetto candidamente. E sono arrivato a quello stadio del bacco, come si suol dire. Per cui forse è proprio il punto di capire anche effettivamente questo potere che cos'è. Perché forse effettivamente finora è vero, forse possiamo pensare ad un gruppo di uomini che stanno intorno ad una scrivania e c'è una sorta di dottor male che decide le cose. Però, come dire, mi sembra una lettura un po' troppo fumettistica. Sì. Quindi forse è effettivamente vero che è un qualcosa che... chiude alla fine chiunque, un po' come mostra Matrix, no, non c'è veramente qualcuno che ha potere sull'altro. Forse è un qualcosa che, non so come porla in altro modo, è anche chi sembra dettare leggi è succube allo stesso modo delle leggi che si autoimpone in qualche modo. Quindi questa è un po' la cosa che in maniera molto delirante mi viene da porre in questo frattempo. No, non è delirante, però... cioè il potere non è che è un male in sé, è un qualcosa, come diceva, è stato tra le prime a dire... Michel Foucault dice un qualcosa che è ineliminabile, cioè è una condizione che noi non possiamo eliminare dalle nostre relazioni. L'importante è presidiare che esso non si trasformi, non si estremizzi in forme di dominio, questo è l'altro termine che è da rigiocare. E quindi il dominio, quindi la sussunzione dell'altro, cioè il dominio, l'assoggettamento totale o semitotale dell'altro, in questo caso i fini del profitto, eccetera. Poi ho capito la favola col pulsante rosso dei sistemi, chi... allora, possiamo parlare di come funziona il potere, di come agisce, di come è cambiato, degli strumenti, di come vengono predisposti dispositivi disciplinari, possiamo parlare di come è strutturata la fabbrica e oggi il lavoro immateriale, ad esempio uno smart work, è un'altra forma di dominio totale, quindi tu hai un risparmio da parte dell'imprenditore sull'azienda, molti l'hanno visto con grande
plauso, ma in realtà è l'ennesima forma di sfruttamento. Poi uno dice, ok, mi alzo e mi faccio il caffè, ma sì, certo, quindi anche lì la sottoscrizione del lavoro appunto a distanza, lo smart working, tanto meglio, se tu lo accetti, il problema è che ti depriva di quella relazione costante con l'altro, dove nasce il dominio. Gli anni 70, tu vieni da lì, la ristrutturazione dove vieni, quando smantellano la mensa. È sullo smantellamento della mensa che l'operaio è fottuto, detto proprio chiaro, perché il momento della mensa è il momento di volantinaggio, propaganda, discussione, dove si metteva in circolo il moto, capito, attivo. Se io neutralizzo gli spazi di aggregazione, quello è uno spazio di aggregazione di pensiero collettivo, in quel caso politico, tanto più se io ti relego nelle quattro mura di casa, perché attraverso, diciamo così, un'idea malsana della tecnologia, attenzione, come dice un altro grande pedagogista e scienziato che è venezuelano, marxista, Bolina, dice il fine è quello di relegare dentro le quattro mura studenti e lavoratori, un po' sulla eco anche della DAD, di DIAC, e lì ho il massimo dello sfruttamento, cioè ti ho individualizzato, e sei, quindi tu crei profitto altissimo e sei parcellizzato perché non hai più contatto con l'altro. C'è dietro delle figure, beh sì, ci sono dei nomi e cognomi, senza farle pubblicamente, i capi quelli del GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, eccetera, sono i GAFAM, vengono da questo acronimo, che ormai sono forme di oligopolio, forme di, non saprei neanche più come definirle. Detto questo, sono delle persone, c'è il tavolo con i bottoni rossi, questo è quello che mi devo andare, non so, è un po' fiabesca, cioè questa forma. No, forse più che altro è il porsi la domanda se effettivamente quelle persone che hanno il controllo abbiano effettivamente il controllo su qualcosa, o è un qualcosa su cui non so se abbiamo più se qualcuno abbia effettivamente il controllo su qualcosa e sia piuttosto... Il controllo assoluto non esiste su qualcosa. Stiamo dentro, per quello che è la mia lettura, siamo dentro a questo macro dispositivo.